Provenza, sul finire del 1997, veniva alla luce il piccolo Isma, un ragazzo da subito umile ed educato. Nella terra di Van Gogh non poteva che nascere un artista del pallone. Ad Arles muove i primi passi, anche sul rettangolo verde. Palla al piede è lui stesso a disegnare una carriera ricca di colori e sfumature, a colpi di pennellate, abbandonando i colori tenui di Vincennes. Questa è la storia del nostro numero 4, Isma El Benacer. Padre marocchino e madre algerina, Ismael è così tranquillo ed educato che inizia a giocare come terzino sinistro. Come a non voler dare nell'occhio, come a voler restare in un angolino. Abbandona presto la corsia e veste la maglia numero 10, come un altro Dis, dalle stesse origini, Zinedine Zidane. Era speciale, ma ancora non lo sapeva. Copre tantissimo campo, come l'Algeria si estende in Africa. Assalta gli avversari come i pirati nordafricani attendevano gli ignari passanti. Da bambino veste il giallo-blu dell'Athletic Club Arles Avignon e non lo lascia per 11 stagioni, fino alla scalata, con breve passaggio attraverso la seconda squadra con i grandi in Ligue 2. Il gol all'esordio in Coppa di Francia contro le Red Star a 17 anni appena compiuti è un chiaro disegno, una bozza, una bellissima e piccola bozza. Mezzala e trequartista, i suoi piedi e il suo ritmo incantano e la palla è sempre attaccata al piede. Il numero 33 sulle spalle ricorda un po' quell'angolo sinistro del campo che occupava da bambino, un doppio 3, non più un terzino però. Un numero che lo rappresenta in quanto simboleggia l'impegno totale e l'amore per la famiglia. Da ragazzo andava bene a scuola, tanto da voler fare l'ingegnere, ma al contrario delle storie già sentite, lui, bravo tra i banchi, riesce nello sport. Questa precisione la traslapa al piede, riflessi di calcio che vibrano nella precisione di un dipinto già visualizzato, almeno nella testa del dio del calcio. La stagione 2015-2016 è quella del passaggio all'Arsenal e dell'esordio in Coppa di Lega, a 17 anni, 9 mesi e 27 giorni. Subentra Walcott dopo aver ricevuto le ultime indicazioni da Arsène Wenger. Con la seconda squadra gioca spesso nel centrocampo a 2 con la maglia numero 8, ma dopo un anno e mezzo con i Gunners arriva al prestito al Tours, nella seconda divisione francese. 6 mesi con la casacca numero 4 prima di tornare alla cara vecchia 10. Nel frattempo si sposa giovanissimo, a soli 17 anni, con la compagna della vita. Conosce l'Italia a Empoli, dove vince subito il campionato da protagonista, conquistando sul campo la Serie A 2018-2019. 37 presenze su 38 con una prima assoluta. Contro il Milan giocherà per la prima volta 90 minuti nel massimo campionato italiano. Colpisce di lui la grande personalità e la voglia di incidere. Non a caso, vince anche la Coppa d'Africa e il titolo di miglior giovane e miglior giocatore della competizione. Niente male. Il trasferimento al Milan è un infuso di emozioni ancora sulla tavolozza, pronte a trasferirsi sul campo. Uno dei primi a saperlo è il fratello, da sempre tifoso del Milan. Si innamora subito del risotto alla milanese, giallo come il colore che ossessiona proprio Vincent Van Gogh, giallo come il cartellino che si è visto sventolare più di ogni altro giocatore in Serie A. Quantità, come dicono i 191 recuperi, i 255 duelli, i 47 contrasti e i 10,9 km percorsi in media partita. Nessuno corre come lui in rossonero. Questo è il significato allegorico, nascosto, dietro le forme sinuose del quadro. Le sue movenze e i suoi dribbling sono di più facile lettura e traducibili in 1437 palloni giocati, 87% di passaggi riusciti. Con 59 dribbling in 20 gare di Serie A, Isma El Benacer è il terzo miglior giocatore per dribbling in campionato. Niente male per uno che ruba palloni. La notte stellata per Isma non è ancora arrivata, ma siamo certi che la disegnerà presto.